Bentornati a tutti quanti qui in questo nuovo video inaugurando la nuova serie Pesco la domanda, un format dove risponderò a tutte le vostre domande. Vai con la sigla. Bentornati ragazzi, prima di continuare con il video ovviamente voglio invitare tutti quanti a iscrivervi al canale e ad accendere la campanella delle notifiche, così che ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti sarete subito informati. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo subito con questa nuova serie. Pesco la domanda. Che cos'è innanzitutto Pesco la domanda? Una serie di video in cui io risponderò alle vostre domande. Ma Matteo, com'è che funziona questa serie qua? Come faccio a farti le domande? Te le faccio su Instagram, te le faccio su Facebook, te le faccio su YouTube? No. Allora, praticamente voi mi fate le domande, in questo caso mi fate le domande in questo video qua, ok? Nei commenti mi fate le domande e io ovviamente martedì prossimo risponderò a tutte le domande. Martedì prossimo che succede? Mi fate nuove domande su un nuovo video, io il martedì dopo ancora rispondo e via dicendo così. Iniziamo subito con la prima domanda. Andiamo. Allora, io veramente non mi sono preparato nulla. Non le ho neanche lette proprio per andare a fare l'effetto sorpresa, l'effetto di primo impatto, proprio per portarvelo qui online. Intanto ragazzi voglio congratularmi con Francesco Marrogoli che ha vinto il contest dei 1000 iscritti aggiudicandosi veramente un bel bottino. Bravo Francesco, forse avremo modo di sentirlo prossimamente. Your channel. Sì. Allora, top. Va bene, non ci arrivano ancora domande. Per me questa nuova rubrica è una buona idea, perché secondo me riesce ad avvicinarti ai tuoi iscritti. Non è una domanda, ma ti ringrazio. Ok, l'utente Sossi mi chiede: ciao Matteo, qualche consiglio sugli spot a nord di Roma? Ciao Sossi, ma che consiglio? Cioè, lo spot, come ci pesco, che pesci ci stanno? Siate chiari nelle domande, perché sennò non so come rispondervi. Allora, Fabio De Luca ci dice: cosa ne pensi di fare qualche video per sensibilizzare le persone a rispettare l'ambiente e il nostro amato mare? Si deve essere prima umani e poi pescatori. Sono stanco di litigare con ogni persona che abbandona lenze e scatole sui litorali. Un abbraccio forte da Fabio. Bene Fabio, che dire? Ovviamente sì, lo farò, ovviamente è un work in progress questa cosa qui, devo ultimare alcune cose per portare contenuti validi e di qualità, e visto che mi state guardando ragazzi voglio sensibilizzare ulteriormente di nuovo tutti quanti sottolineando la pagina Facebook Catch and Release Italia che ho creato, che con la quale ho tanti progetti. Quindi ragazzi, per favore, se andiamo a pesca, manteniamo pulito. Primo, per noi stessi, perché ci si potrebbe far male inciampando in una lenza piena di ami e poi andare all'ospedale con un amo conficcato sotto pelle è un attimo. E secondo, per salvaguardare lo spot in cui peschiamo e anche il posto in cui viviamo. Quindi cerchiamo di essere riconoscenti per ciò che ci viene dato. Silvio Roncone mi chiede: cosa ne pensi dei starter pack di Amazon? Prossima domanda. No, Silvio, che cosa ne penso? Penso che ovviamente è uno starter pack di Amazon, quindi di origine cinese. Immagino cinese. Non ho visionato ovviamente che cosa c'è su Amazon perché non mi interessa. Perché non mi interessa? No, perché ho la felpa St. Croix o il cappello duo. Semplicemente perché fin da quando ero piccolo, fin da quando mi sono avvicinato a questa disciplina, ovvero la pesca spinning e a casting, in base ai vari predatori che vado a insidiare, mi sono sempre affidato ad esche stratestate di brand ufficiali, quindi andando a evitare di spendere soldi inutili in copie cinesi. Questo perché un artificiale su 10, sì, potrebbe essere valido, però ho speso più soldi a cercare l'artificiale valido cinese che se comprassi
direttamente un artificiale buono, valido. Quindi ragazzi, il mio consiglio proprio più grande è proprio quello di andare a vertere sul consiglio chi più spende meno spende, perché se io prendo subito roba di qualità i risultati non tardano ad arrivare e non sto a spendere centinaia e centinaia di euro per copie cinesi. Voglio raccontare una cosa, mi è successo che in chat privata c'erano un paio di persone che mi hanno contattato perché non riuscivano a scappottare da un anno, quando ho chiesto che cosa utilizzavano oltre che allo spot, oltre che dove andavano a insidiare, gli orari e tutto quanto, mi hanno detto io uso gli artificiali di AliExpress, ho detto forse se è un anno che non catturi e usi quegli artificiali forse hai sbagliato proprio nella scelta di essi. Quindi ragazzi, evitiamo spese inutili. Se un artificiale costa 20 euro ci sarà un motivo. Andrea Lucisano mi chiede: migliori 5 esche per la spigola dalla spiaggia. Anche qui, miglior 5 esche, che cosa si intende? Si intende artificiale, nome dell'artificiale o tipologia? Io quello che ti posso dire, le miglior 5, ovviamente ti vado a toccare tutti i tasti, ovvero se abbiamo un fondale basso ti posso dire top water, ti posso dire darter. Se abbiamo un fondale medio-alto ti posso dire jerk piccolini, jerk e long jerk, e se abbiamo ovviamente mare sporco mi viene da consigliarti gomma. Cioè cerchiamo di essere specifici nelle domande, perché sennò le risposte o sono nulle o sono troppo generali che non vi aiutano. Riccardo Veronini: complimenti Matteo, hai fatto bene a creare questo link, congratulazioni. Grazie Riccardo. Argomento egging, si può sapere di più? Grazie di nuovo. Ragazzi, domande specifiche, non mi fate le domande aperte perché sennò vi devo fare dei video da 2 ore. Fabio Aricò: ciao, se cerco qualche artificiale duo o magari qualche cappello duo come quello che hai tu, posso scrivere direttamente a Titter Distribution o mi sapresti consigliare dove prenderli? Ecco qua. Allora Fabio, funziona così. Non puoi chiedere direttamente a Titter Distribution, perché Titter Distribution è una distribuzione, non vende al privato. Vende a negozi, distribuisce merce ai negozi. Quindi la mossa più strategica che puoi fare è andare dal tuo negoziante di fiducia e chiedere di ordinarli. E lì si può far tutto. Quali esche da spinning? Allora, Lorenzo Cerini mi chiede: quali esche da spinning mi consiglieresti per pescare i serra in foce? Tevere, grazie. Comunque mi piace moltissimo questa nuova idea che hai avuto, stai migliorando un sacco. Grazie, allora, dei complimenti. Esche da spinning che mi consigli per pescare i serra in foce al Tevere. Allora Lorenzo, non so di lingua, allora Lorenzo. Allora, praticamente che cosa ti consiglierei? Basato sulla mia esperienza personale, quello che ti posso dire, lì a in foce funzionano ben 2 esche: needle e long jerk. Ok, rispettivamente ti posso dire che tutti i long jerk vanno bene. Ho avuto le catture più belle, quindi le catture più grandi, sul duo Tight Minnow Slim, sia flyer che non. Quindi il Tight Minnow in tutte le salse, in tutte le... non in tutte le misure, maggiormente sul 175. Sul 175 ci ho avuto le migliori catture. Needle abbiamo, ovviamente io mi sono trovato benissimo sia con il Jackfin stilo 210 che con l'Hydra 175. Lo stilo ovviamente mi lavorava meglio a mare piatto, completamente fermo, mentre l'Hydra Duo Rough Trail Hydra 175 mi lavorava molto meglio rispetto allo stilo con un mare leggermente più formato, e le catture non sono mancate. Quindi questo è quello che mi sento di consigliarti sulla mia personale esperienza. Daniele Blandino: tranquillo, noi saremo sempre con te. Non è la domanda, ma ti ringrazio moltissimo. Lorenzo Danna: bel progetto, credo che aiuti parecchio. Credo aiuta parecchio.
Parlando della domanda, mi dai qualche consiglio per quanto riguarda il light spinning? Una canna da light va bene per la pesca specifica alle spigole? Aspettiamo i 100.000 iscritti. Ah, perché io ovviamente ho detto che a 100.000 iscritti regalerò, metterò come giveaway più di 1.500 euro di attrezzatura, ovvero uno Shimano Stella o un Daiwa Exist abbinato a una canna di pari valore da oltre 700 euro. Paraculo! Va bene, allora ti dico. Light spinning. Light spinning, che cosa si intende? Perché c'è light game e light spinning. Se tu mi dici light spinning, io ti dico sì, può essere usato per la pesca specifica alle spigole. Pesca specifica alle spigole, ovviamente con approcci light. Approcci light intendo che arrivano massimo a 3 grammi, 4 grammi, quello. E ti dico di sì, si può fare, però ovviamente con canne specifiche da light spinning, ovvero canne che arrivano massimo fino a 3 ottavi, quindi a 10 grammi. Non specifiche per il light game, attenzione, light game, perché al light game avresti un po' di fatica, faresti un po' di fatica, sia a prendere il pesce, cioè durante le fasi di combattimento che diventerebbero stralunghe, e sia per gestire gli artificiali stessi da spigola, che sono leggermente più pesanti rispetto alle esche da light game. Matteo, cosa pensi della canna Skirgman R saltuota 1080 per la spigola? Allora, come vi ho detto all'inizio del video, queste domande qua non me le sono studiate prima, non le ho viste con anticipo e non mi sono documentato, quindi questa qua è una domanda dove praticamente detta così non saprei cosa risponderti. Perché non saprei cosa risponderti? Perché non so l'azione della canna e non so la curva e la potenza. Quello che io po però ti posso dire è che le Molex Skirgman R Saltwater 10-28 grammi sono ottime canne, sono belle canne, con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo e una 10-28. Una 10-28 è una grammatura che potenzialmente si può prestare molto bene alla pesca, alla spigola. Ora bisogna vedere in quale ambiente, se in foce o in mare, perché c'è una distinzione tra le due. Ciao Matteo, consiglieresti la Panfish per un approccio light game alla trota cavetano laghetto sia con gomme che airbait? Questo ce lo scrive Lorenzo Santini. Allora, ciao Lorenzo, io ho fatto il tuo stesso ragionamento circa l'anno scorso. Mi sono comprato una Legend Panfish Elite, ovviamente top di gamma per la serie Panfish, montata con gli anelli monoponte, torsile e lipidine. Però ho fatto il tuo stesso ragionamento, non volevo comprare canne specifiche, diverse canne specifiche e spendere di più, ma me ne sono comprato una bene, che ci potevo fare generalmente tutto quanto. È una canna da trottaria? Assolutamente no. È una canna specifica da light game, quindi con testine, punta sol? No. È una canna da spinning, in questo caso da spinning light, barra ultra light, ok? Che si può prestare molto bene per le pesche sia a trota laghetto, sia a light spinning in fiume, sia a light game in mare, quindi con gighetti da 5-7 grammi, e si presta bene in generale proprio per lo spinning ultra light a light. Ovviamente tutto rapportato, ok? Perché devo usare fili sottili, esche piccoline. Non pretendete che con una canna del genere io possa gestire bene gerche da 8 cm, cioè follia. Giovanni Casula mi chiede: cosa ne pensi di fare un video sui montaggi e ami consigliati per il montaggio delle gomme Keitec, ad esempio come gli Easy Shiner in tutte le misure, come utilizzare il filo di piombo, eccetera, e aggiungo quali sono i colori e dimensioni che non devono mancare per gli Easy Shiner. Allora, non c'è una regola, ovviamente non c'è una regola definita, non c'è una regola specifica per dirti questo colore non deve mai mancare. Dipende dal target che tu vai a pescare e dipende anche dal fatto dove vai a pescare. Cosa pensi di fare questi, diciamo, tutorial?
sì, sono in programma, voglio veramente portarveli sul canale, ma ahimè sto lavorando veramente su me stesso. Che cosa vuol dire sto lavorando su me stesso? Io ho un grandissimo difetto, quando sono nervoso o stressato mi mangio le mani, fanno schifo da farvele vedere e quindi non idonee a portarvele qui sul canale. Sto cercando vivamente di farmele sistemare perché a breve dovrò portare dei contenuti dove le mie mani servono, quindi ci sto lavorando, sto cercando di smettere di mangiarmi queste benedette unghie così posso farvi anche questi tutorial. Ho sia i cordoncini, ho tutto, anche per i nodi, c'ho tutto pronto, ma sto cercando di sistemare le mani. Arriveranno molto presto però. Maurizio Azteni: ciao Matteo, bellissima iniziativa, ti volevo chiedere se mi puoi consigliare colore e tipo di gomma da usare in foce. Sei troppo togu. Allora, colore e tipo di gomma da usare in foce. Come ho detto nel video su quale artificiale scegliere per lo spinning alla spigola, io ti posso semplicemente dire devi cercare di imitare al massimo il tuo il pesce foraggio nei tuoi spot. Nel fiume Tevere è pieno di foraggio di piccole, medie e grandi dimensioni in base al predatore che si vuole insidiare. Io personalmente cerco di imitare quasi sempre i latterini che non vanno mai oltre i 7 cm, quindi uso sempre gomme da 3 pollici. Ciò non vuol dire che nel Tevere con le gomme da 4, 5, 6, 7 pollici non si catturi nulla, anzi le catture più grandi delle spigole più grosse, parlo spigole di 6, 7, 8, 9 kg, sono state proprio fatte con gomme da quasi da luccio, cioè gomme da 6 pollici, 7 pollici, 8 pollici. Ragazzi, una spigola da 8 kg si mangia tranquillamente cefali da diverse centinaia di grammi, cioè non si mangia il cefalo, si mangia anche il cefaletto e il lovanotto da pochi centimetri, ma spesso aggredisce anche cefali di una certa grandezza, quindi non abbiamo paura, bisogna soltanto crederci. Certo, ovviamente non sono numerose quanto le spigole da 500, 600, 700 grammi ovviamente, però pescarci porta i suoi risultati. Ok, adesso rispondo a un'ultima domanda, perché sennò veramente questo video diventa eterno. Tutte le domande a cui non ho risposto, riscrivetemele qua sotto e io andrò a rispondere ovviamente nel prossimo video. Ma l'ultima domanda è fatta da Matteo Leo Santese. Domanda sulla canna da spigola. Per usare sia delle gomme piombate idealmente da 5-7 grammi in su ed eventualmente dei palettati tipo Minno, Jerk da 120, esiste una canna che fa tutto? Va bene una 5-18, quindi una 5 ottavi? Potresti consigliarmi una buona canna ad una cifra poco superiore al centinaio di euro? Allora. Di nuovo, non avendo studiato le domande in precedenza e avendole lette per la prima volta qui con voi davanti alla telecamera, ti posso dire: una canna del genere gestisce tranquillamente artificiali che tu mi hai appena detto. Riesce anche ovviamente a gestire testine piombate più leggere, ovvero 3 grammi e mezzo. Perché? Perché ovviamente una 3 grammi e mezzo con il peso della gomma, eccola là che arrivi a 5-6 grammi, che è il range stesso della canna che gestisce. Quindi potresti spingerti anche con una testa piombata da 3 grammi. E una canna superiore alle 100, appena superiore alle 100 euro c'è tranquillamente, l'importante è che sia una 5-18 con azione medium fast, ok? Non andare a scegliere canne extra fast perché sarebbero troppo mirate per la pesca a gomma, quindi scegli una canna con azione fast di potenza media, che ovviamente ti permette proprio di gestire questo tipo di esche qua. Ovviamente tutte le altre domande che volete farmi e quelle a cui purtroppo non ho risposto, fatemele nei commenti di questo video qua e io martedì prossimo vi risponderò alla seconda puntata del Pesco la Domanda. Vi suggerisco di nuovo di farmi domande ben specifiche, ok? E non aperte, perché sennò facciamo dei video extra long
come al solito un bel like, scrivetemi nei commenti le domande che volete farmi, a cui io risponderò martedì prossimo. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e accendete la campanella delle notifiche, così ogni volta che pubblico nuovi contenuti sarete i primi a saperlo. E ragazzi, detto ciò, ci vediamo giovedì per i 5 Minute Thursday. E altro appuntamento, ci saranno altri appuntamenti nel canale veramente interessanti, ho veramente tanta carne al fuoco e non vedo l'ora di portarvela, sarete tutti quanti entusiasta di questi, dei nuovi progetti che stanno per arrivare. Detto ciò ragazzi, un abbraccione da Matteo Lumetta e vi auguro una buona serata. Ciao!